Radio Radicale, chiamo con Dario Galli della Lega per parlare con lui del decreto sul Green Pass e degli effetti politici di questo decreto, perché oggi il Consiglio dei Ministri, è notizia di poco fa, avrebbe varato un nuovo decreto sul Green Pass che non estenderebbe così come si era pensato in un primo tempo l'obbligo del Green Pass. E molti sostengono che insomma questa sia stata anche una vittoria di Salvini, che insomma ha trattato con Draghi. Allora, pensa che la scelta di fare quella bella foto con la Meloni a Cernobbio poi abbia avuto gli effetti sul governo Draghi, che ha trattato in base alle richieste che avete presentato e con tutto quello che abbiamo visto qui in aula sul primo decreto Green Pass? Diciamo, sicuramente per quanto riguarda la foto Salvini e Meloni, ovviamente il centrodestra è un'entità politica che ovviamente continua ad esserci a prescindere dalla transitoria maggioranza un pochino diversa che attualmente abbiamo nel Paese, sia a livello parlamentare che governativo, ricordando che un governo e una maggioranza che sono nati in un momento particolare su richiesta del Presidente della Repubblica per affrontare una situazione oggettivamente molto difficile per il Paese. Questo ovviamente non cancella minimamente le differenze politiche che ci sono all'interno di questa maggioranza, tant'è che capisco che i media debbano riempire i giornali, fare un po' di audience eccetera, ma faccio veramente fatica a capire quando si insiste nel fare domande di coerenza, di partecipazione, di appoggio, di lealtà da parte della Lega e di Salvini a questo governo. L'appoggio della Lega di Salvini a questo governo è chiarissimo, cioè sulle cose che inizialmente erano previste in questo governo la lealtà è totale, per cui tutto quello che riguarda vaccini, cioè la necessità di affrontare la pandemia, strumentazioni per... sono un conto. Altre cose che sono state aggiunte, non voglio arrivare all'estremo del DDL Zan, su cui credo che è evidente che servirà un tipo di governo politico per fare o non fare quel tipo di leggi, ma anche su questioni che sono legate alla pandemia, ma che non erano state messe nel programma iniziale, come il Green Pass, che è, come dire, una cosa in più rispetto ai vaccini, rispetto alla campagna vaccinale e tutto il resto, la Lega ha sempre detto che avrebbe comunque marcato la sua posizione. Che anche qui voglio precisare una volta di più, nulla a che fare con, voglio dire, la bontà scientifica, tra virgolette, pur con qualche distinguo, vista la fretta con cui si è fatto, dei vaccini. La Lega è assolutamente per la vaccinazione di massa, io sono vaccinato, ho il Green Pass, i miei figli sono vaccinati, la mia figlia... non ho mai avuto nessun dubbio in questo senso, se non il fatto che, però incrociamo le dita, è un vaccino che non è stato fatto in 7-8 anni come al solito, ma in 15-16 mesi, quindi vabbè, però speriamo che vada bene, mettiamola così. Però sulle cose aggiuntive, tipo il Green Pass, che non sono necessariamente legate al concetto della vaccinazione, perché il Green Pass è una cosa in più che sostanzialmente va da una parte comunque a limitare proprio la libertà individuale dei cittadini italiani, e quindi come tutte le cose di principio costituzionale come queste vanno affrontate in maniera adeguata. Dall'altra, se gestita male, ha delle conseguenze economiche drammatiche in un paese che è già stato pesantemente segnato dalla pandemia. L'abbiamo visto a inizio stagione, quando solo si è cominciato a parlare di Green Pass, i problemi che ci sono stati nelle disdette, per esempio, della stagione turistica, soprattutto da alcuni paesi e da parte anche di molte famiglie italiane, piuttosto il fatto che su questo Green Pass si è detto un po' tutto e il contrario di tutto, che tecnicamente ha sicuramente delle lacune, perché un cittadino normale fa fatica a capire perché deve avere il Green Pass per andare al bar e poi se vai alla metropolitana, dove sei 10 volte più affollato, invece non serve. Piuttosto al fatto, proprio se vogliamo, per dire, tirar fuori anche, come dire, cose abbastanza pittoresche, all'inizio era pericoloso stare al bancone, dovevi andare sul tavolo sopra, invece adesso se hai il Green Pass è esattamente il contrario, per cui il balcone è diventato quello più garantito rispetto a... insomma, anche su ste robe qui non c'è stato, certo, il massimo della chiarezza. Però semplicemente abbiamo chiesto tutta una serie di buon senso, cioè esempio sul fatto dei bambini molto giovani, quindi dai 12-18 anni. Tanti paesi che erano partiti lancia in resta come la Francia poi hanno fatto retromarcia, piuttosto che su tante altre cose che erano previste e che abbiamo cercato in qualche modo di limitare. Quindi, per tirare la conclusione di questo ragionamento, la Lega tiene nel governo una posizione di estrema chiarezza.
sulle cose stabilite, diciamo che erano nel capitolato tecnico di questo governo, la Lega assolutamente non fa una sbavatura, sulle cose che sono, come dire, discrezionali da un punto di vista politico, ovviamente porta la propria posizione. Senta, secondo lei, nella trattativa che c'è stata su questo Green Pass, ci sono entrati altri argomenti tipo le cartelle esattoriali? Perché ho visto anche, insomma, che il Partito Democratico è un po' risentito di questa cosa, ha detto non dobbiamo fare non bisogna fare giochi politici. Però allora anche su queste cose qui bisogna capire, se si ha a cuore i problemi del paese e dei suoi cittadini non è che lo si può avere a giorni alterni o su argomenti alterni. La pandemia è stata ed è ancora purtroppo un grande problema da tutti i punti di vista, sanitario purtroppo per i decessi che abbiamo avuto, di socialità che si è persa e fino a finire la questione economica che è tutt'altro che trascurabile. Quindi quando si parla di queste cose, dal mio punto di vista, è legittimo tirare dentro tutte le questioni che hanno a che fare con questa questione della pandemia. Anche le cartelle. Il discorso cartelle esattoriali non è, voglio dire, tirare dentro una questione, come dire, contabile, fiscale, in una questione sanitaria. No, il problema cos'è? Che la pandemia ha creato grossi problemi economici a tutta l'economia italiana, tranne a quelle che facevano le mascherine o i farmaci, e va bene. Però a tutti gli altri, a partire dai bar e ristoranti in maniera evidente, ma anche chi fa le scarpe piuttosto che i vestiti, in un paese in cui ci sono meno soldi, la gente non esce, non può andare a comprare, è evidente che tutti in un modo o nell'altro hanno avuto comunque delle conseguenze gravi da un punto di vista economico. Quindi in un momento in cui sembra che ci sia un po' di ripresa, però tutt'altro che così robusta come si dice, dopo un anno e mezzo di forte perdite, tutto quello che serve ad aiutare i cittadini a venirne fuori il più in fretta possibile deve essere messo sul tavolo. Questa questione delle cartelle ne abbiamo approfittato oggi per ritirarla fuori attaccandoci a un ODG di Fratelli d'Italia, quindi giustamente Gusmeroli ha spiegato bene che la nostra posizione, ma è una roba che noi stiamo portando in tutti i tavoli, in tutte le commissioni da un anno e quindi questa è stata l'occasione per rimarcare e approfitto per dire che siccome tutti poi si sono sentiti in dovere di dire le stesse cose che abbiamo detto noi, io mi aspetto che da domani in commissione poi non ci siano di nuovo Fratelli d'Italia, PD, Leo eccetera che cominciano a fare le barricate su questi interventi. Quindi il problema del paese è grave, il discorso del Green Pass noi l'abbiamo criticato da un punto di vista tecnico, anche perché da un punto di vista invece legislativo dal nostro punto di vista è stato sbagliato far diventare il Green Pass uno strumento surrettizio per obbligare la gente a vaccinarsi. Dal nostro punto di vista sarebbe stato più serio dire ok, io sono maggioranza o comunque io PD, io 5 Stelle, io Draghi, sono talmente convinto della necessità che tutti si vaccinino, allora mi prendo responsabilità politica di dire l'obbligo vaccinale c'è, punto. A questo punto si porta una proposta di legge, un decreto legge, quello che vogliono in Parlamento, si fa una discussione parlamentare su un argomento così importante e si decide. A quel punto ogni partito, visto che anche questo non era nel programma iniziale di governo ma è un'aggiunta discrezionale, avrebbe o avrà, se lo si farà, modo di spiegare le proprie posizioni. Però alla fin fine dire non ti obbligo a vaccinarti perché, diciamocela tutta, ognuno ha paura di spaventare un pezzettino del proprio elettorato, anche il PD, anche in 5 Stelle da una parte. Dell'altra aggiungiamo anche che tutti hanno comunque paura di prendersi responsabilità così precise a fronte di un vaccino che comunque ricordiamo è poco più che sperimentale, però se vogliamo fare persone serie e affrontare in maniera trasparente il problema, si parla agli italiani, si dice quali sono le proprie convinzioni e ci si prende le proprie responsabilità politiche. Bene, grazie come sempre a Dario Galli, della Lega.